Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 15 luglio. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Draghi lascia paese in bilico. Decreto legge aiuti, la fiducia passa ma il Movimento 5 Stelle non la vota. Mattarella respinge le dimissioni del Premier. Mercoledì la verifica in aula. Il PD ancora possibile uscire dalla crisi. Salvini al voto, ma la Lega è divisa. Questa la sintesi proposta in prima pagina da parte del Gazzettino del particolare momento politico che è venuto a determinarsi in Italia. Momento che viene poi analizzato nelle prime pagine del giornale. Draghi da Mattarella, dimissioni congelate, mercoledì in aula. Decreto legge aiuti è stato ieri approvato, ma non dal Movimento 5 Stelle. E questo ha prodotto la decisione di Draghi, che non ritiene più possibile andare avanti e quindi le sue dimissioni. La pausa di riflessioni tra le due salite al Colle, che parla di totale unità di vedute, la nota della Presidenza della Repubblica, rinvio del governo alle Camere, dovere democratico. Questi due passaggi della giornata di ieri. Pontieri e allarme mercati, ma il Premier non resto. Il PD si muove per ricomporre. Draghi vuole evitare persino le repliche dei partiti. Orlando, il ministro, in Consiglio dei Ministri, ripensasi, è troppo poco un termovalorizzatore per lasciare. E c'è anche una cronologia degli avvenimenti che hanno scandito la giornata di ieri. La chiamata con D'Incà alle 11:14 e poi la fiducia al Senato alle 15:17, ancora Draghi da Mattarella alle 15:20, l'annuncio delle dimissioni e infine il ritorno al Colle alle 19:45. Le ipotesi, secondo il Gazzettino, sono tre: un'ipotesi di scioglimento, Draghi conferma il no alle urne e si va alle urne in autunno. Un'altra ipotesi di possibile evoluzione, avanti così, i 5 Stelle vota la fiducia, l'esecutivo prosegue. O ancora una nuova coalizione, la maggioranza continua senza 5 Stelle. La resa del non politico, orgoglioso del lavoro in un momento difficile. Dal giuramento del 13 febbraio 2021 in un Quirinale semideserto per Covid al colpo di mano della solita politichetta. Questa è l'arco che segna l'inizio e la fine dell'impegno di Draghi al momento. L'amarezza in Consiglio dei Ministri. Ci ho messo il massimo impegno per proseguire nel cammino comune. Non è bastato, ha dichiarato Draghi. Sono un nonno al servizio delle istituzioni, salvo inciampare nella corsa al Colle. Il PD e le 5 giornate, cioè il tempo che divide la giornata da oggi alla presentazione di Draghi in aula di fronte al Parlamento. Fiducia ancora possibile secondo il PD, con i grillini è rottura. Il segretario Letta in pressing su Conte, Franceschini si decide tutto mercoledì. L'irritazione verso i pentastellati da parte del Partito Democratico, resa dei conti dopo il ritorno del Premier in aula. Conte, il bluff non riesce, lo spettro dei sondaggi. Il leader 5 Stelle, siamo stati coerenti nel dire no al termovalorizzatore. In caso di voto anticipato il rischio è il flop alle urne, partito dato sotto il 10%. L'ideale per i grillini era mettere in difficoltà l'esecutivo e sfruttare il prossimo periodo per la campagna elettorale. L'affondo del ministro degli esteri, ormai sotto la formazione
Ormai sono la formazione di Giuseppe e da 9 mesi progettavano la crisi di governo. Questo è il parere di Di Maio. Il Movimento 5 Stelle perde i pezzi, una senatrice con Di Maio, voci su nuovi transfughi. E continua poi sulle pagine successive la presentazione delle posizioni dei vari partiti di fronte al nuovo scenario politico che è venuto a crearsi con le dimissioni del Premier Draghi. Il Cavaliere, Berlusconi e Salvini alle urne, ma il carroccio si divide, scrive il Gazzettino. I due leader non abbiamo paura di andare al voto. Contrari i governisti, il ministro Giorgetti il più esplicito. Ci sono ancora i tempi supplementari. L'occasione della Meloni, di Fratelli d'Italia, la legislatura è finita, spero anche per gli alleati, ha dichiarato. Piazza Affari, giù del 3,4%, tensione sullo spread, Bonomi, il capo degli industriali italiani, irresponsabili. L'Unione Europea è in apprensione. All'Italia, mai come ora, serve un leader forte. Questa è la sintesi di un'intervista realizzata dal Gazzettino a Paolo Gentiloni. Il commissario all'economia ci vuole coesione, è essenziale proseguire con il PNRR. Stiamo affrontando acque agitate, la stabilità, valore da preservare, inflazione, il picco nel terzo trimestre. Questi alcuni passaggi dell'intervista Gentiloni. Ma cambiamo argomento, emergenza coronavirus, vaccini over 60 boom, in Veneto oltre 20.000 prenotazioni in 2 giorni. Quasi 1,5 milioni nella regione le persone che possono avere la quarta dose, crescita più lenta dei contagi, il picco si sta avvicinando, aumentano però i ricoveri ospedalieri. E poi una mezza pagina dedicata alle Olimpiadi Milano-Cortina. Opere che non partono, i giochi al rallentatore. Strade e impianti sportivi, la società Infrastrutture non ha ancora i progetti. Zaia, il presidente del Veneto, i soldi ci sono, bisogna correre e la Corte dei Conti lancia un monito. A rilento anche la raccolta degli sponsor, preoccupazione per gli extra costi delle materie prime. E andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno, che si aprono con questo titolo: acqua sprecata, primi interventi. Belluno ha il record negativo, Veneto. Così BIM GSP ha deciso di cominciare con l'installazione di nuove valvole in centro. Da lunedì prime sospensioni dell'erogazione. Il 20 e il 27 luglio arriveranno autobotti in Piazza Martiri e in Piazza Duomo. E la fotonotizia scelta per questa giornata: le tre cime non si specchiano più nei laghi. Effetto caldo, temperature torride anche a quote elevate hanno favorito la proliferazione delle alghe. La superficie dei laghi di Antorno e di Misurina hanno tinte cupe che impediscono le tradizionali foto con il riflesso delle tre cime di Lavaredo sulle acque. E poi l'approfondimento proposto oggi dal Gazzettino di Belluno fa riferimento alle botteghe storiche. Hanno fatto la storia tutelate 34 botteghe, da edicole secolari a hotel, bar e mercati, fino alla cooperativa di Cortina, presidio dei paesi da decenni. Ora una norma regionale le protegge. 7 le pratiche ancora in itinere, nuovi locali che potranno fregiarsi del marchio. Il più antico è il mercato di Feltre, dal Poz dell'Ascom, una nostra tradizione. Confetti e bomboniere, si chiama Dolomiti, la tradizione bellunese. Da 72 anni è riferimento della città in piazza Santo Stefano. La titolare, Luisanna Graziato, ha avviato l'iter negozio storico. Rubinetti a secco, per 2 giorni via i lavori sull'acquedotto a Belluno. Divieti sulle strade e altri disagi da lunedì in centro storico per l'installazione di nuove valvole sulla rete idrica da parte di BIM GSP. Assalto per le quarte dosi, viabilità dell'ospedale in tilt, deve intervenire la polizia. Ieri si è infatti registrato
un accesso più forte di quanto era stato previsto al drive-in tamponi e con riflessi problematici sulla viabilità della zona dell'ospedale. Assicurazioni, ruolo chiave a sostegno del business. Paolo Gamba, rendere un servizio al territorio per renderlo consapevole di rischi e anche di potenzialità. PD, Partito Democratico, si inceppa il procedimento contro Bello. Il difensore dell'ex capogruppo dei Democratici Bellunesi, nell'organo di garanzia un membro che non poteva esserci, sollevata l'incompatibilità di Edi Fontana, che è anche nel direttivo regionale. Gli atti quindi sarebbero da rifare. Nel mirino per la partita elettorale ora l'iter si allunga e si potrà procedere solo dopo l'assemblea. Più personale e fondi alla provincia. Questo l'appello lanciato ieri a Ravenna dal presidente della provincia di Belluno Padrin, che ha partecipato all'Assemblea nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. Feltre, tornano i ladri, colpite 3 aziende. I malviventi hanno colpito nella notte tra martedì e mercoledì, entrando in un'azienda vinicola e in un vivaio già visitato. Debacco, hanno scassinato la finestra e hanno messo sotto sopra il punto vendita alla ricerca solo di contanti. Maturità, Negrelli, Forcellini, 2 centini con lode. Moto contro auto, Feltrina in tilt. La corrispondenza viene dal comune di Alano di Piave. Non è riuscito a fermarsi, si è schiantato contro una Volvo in coda, è gravissimo il motociclista. Il traffico è andato in tilt con quasi 10 km di coda dal Bellunese al Trevigiano. Il mio drappo fatto di luce e pace è stata presentata ieri a Imola, al Festival della Milanesina, l'opera che chiuderà il palio, il drappo che è stato preparato per l'edizione di quest'anno. Naufraga il permesso digitale per i funghi. In questo caso la corrispondenza viene da Falcade. La regione avvia la compilazione online, ma richiederebbe troppo tempo. Molti esercenti in Val Biois chiudono il servizio. Rizzi, il richiedente deve avere anche una mail, cosa che non tutti hanno. Stendo un velo pietoso sulla semplificazione, che a quanto pare fatica a decollare. Ciliegie di Quantin, anno eccezionale, e c'è anche la foto di alcune persone soddisfatte per la raccolta di questo frutto. Furto di cellulari al centro estivo, ma non c'è traccia di effrazione a Limana. La sindaco De Zanet non esclude bravate, cambiamo serrature. Adesso la pressione si misura nel rifugio. Nuvolau, Scoiattoli, Colgallina, Lagazuoi e Terrace accoglieranno sabato e domenica medici che registreranno i valori degli escursionisti volontari. Il progetto di CAI e ULS punta a sensibilizzare gli appassionati sulla necessità di eseguire controlli clinici. Già in passato un'analoga iniziativa coinvolse chi saliva dal Dibona al Giussani. Rilevazioni a partenza e arrivo. Ed Auronzo, piano da 450.000 euro per la riqualificazione dell'ospedale di comunità. Comune, ricorso perso. La municipalità di Cortina dovrà risarcire la scuola Montessori. Il tribunale dà ragione al sodalizio. Facciamo un nido. E da Pieve di Cadore, Boschi di Carta, al via il Festival della Editoria di Montagna. E dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi. Il titolo principale in prima, Draghi lascia, Mattarella dice no. Il Premier incassa la fiducia al Senato, poi rassegna le dimissioni. Il Presidente le respinge, mercoledì passaggio alle Camere. Ma la prima pagina di oggi del Corriere delle Alpi è segnata anche dalla presenza in alto a tutta pagina della fotografia di Eugenio Scalfari,
che fondò l'Espresso e anche la Repubblica, alla quale appartiene come gruppo editoriale anche il Corriere delle Alpi. Foto di Scalfari, che viene accompagnata anche dall'inizio di un fondo così intitolato: Ciao direttore, senza sprecare pianto. Fondo di Giannini. Le prime pagine, anche sul Corriere delle Alpi, sono dedicate al difficile passaggio che sta segnando la vita politica nazionale. Draghi dà le dimissioni, Mattarella le respinge, ma elezioni più vicine. I 5 Stelle non votano la fiducia. Mercoledì il capo del governo in Parlamento, il PD, 5 giorni per ricostruire la maggioranza. Il centrodestra si voti. E poi Mattarella e la crisi senza ritorno, pronto a sciogliere le camere. Il Colle smentisce tensioni con Draghi. Totale accordo. Se mercoledì verrà certificata l'impossibilità di ripartire, si andrà al voto. Tempesta sui mercati. Piazza Affari perde più del 3% e lo spread vola fino a quota 220. L'Europa in allarme a una settimana dal vertice della BCE per lo studio a difesa dei paesi deboli. Le banche d'affari credono nel bis. La rabbia di Bonomi, il capo degli industriali italiani, si abbatte sui partiti. I leader di Confindustria sono manifestazioni di totale irresponsabilità che ci lasciano senza parole, con riferimento evidentemente a chi ha prodotto questa crisi. E i riflessi della crisi in Veneto, nervi tesi in regione, autonomia, olimpiadi e le altre partite che preoccupano il presidente Zaia. E poi un articolo di presentazione del ruolo svolto in questi giorni dal ministro bellunese dei 5 Stelle, Federico D'Incà. Sveglia all'alba, corsa e trattative, la giornata più lunga di D'Incà, il mediatore. Il ministro bellunese mercoledì notte si è opposto al salto nel vuoto del movimento, colloqui riservati, poi il tentativo fallito per evitare lo strappo, ma niente scontro con Conte, il capo dei 5 Stelle. E poi spazio al ricordo di Eugenio Scalfari, definito l'inventore dei giornali. Scompare a 98 anni il fondatore della Repubblica e del settimanale L'Espresso, giornalista e imprenditore della carta stampata, una lunga avventura che continua. Firmato l'accordo per stabilizzare i 200 operatori precari della sanità in Veneto. E nella scuola di formazione veneta arrivano i 50 tutor per formare i medici di famiglia di domani. E ancora, sempre per quanto riguarda la sanità, quarte dosi al via per gli ultra sessantenni, 16.000 i prenotati in regione. Vi hanno aderito anche le persone estremamente fragili. In tanti hanno preferito rimandare l'iniezione all'autunno. La quarta dose vola tra gli over 60 in provincia di Belluno, seduta in comelitico con i medici di base. Il punto con Alessandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'URSS Dolomiti. Contagi in su, la mascherina teniamola almeno nei luoghi affollati, consiglia il medico. Vaccini all'ospedale San Martino di Belluno, code fino in Viale Europa. E c'è anche una foto che testimonia le difficoltà della viabilità a causa delle code provocate da chi voleva accedere al drive-in ieri pomeriggio per il tampone anti-Covid. Ma andiamo alle pagine riservate alla provincia di Belluno, che iniziano con questo titolo: Bindi, basta soldi per le Olimpiadi, la semplificazione favorisce la malavita. Appello dell'ex presidente della commissione antimafia De Martin, la trasparenza è garante della legalità.
I rifugi diventano presidi di legalità. Siglato l'accordo Libera-Agrav. Firmato il protocollo Montagna Libera. Oltre a corsi educativi, previsti angoli con i prodotti delle cooperative nate sui terreni confiscati. Rissa in Piazza dei Martiri a Belluno. Paura allora dell'aperitivo. Pugni e calci tra una decina di persone ed è arrivata la volante della polizia. Un uomo è stato portato in ospedale e un altro in questura per accertamenti. Torna dopo 2 anni Belluno Balocchi. Vogliamo rivedere i bambini divertirsi. Giochi, spettacoli e artisti di strada. Domenica dalle 10 alle 17.30. L'evento in centro storico dedicato ai più piccoli. E poi un'altra notizia di carattere politico. Il presidente della provincia Padrin restituire alle province le risorse per curare il territorio. All'Assemblea dell'Unione delle Province d'Italia auspica il superamento del populismo. Enti di area vasta smantellati. Va ricostruito ciò che è stato distrutto. Eccoci sulla pagina di Feltre. Parcheggio in zona stazione e frazioni. Ecco le scelte per i fondi di confine. Approvato anche un pacchetto di interventi ereditato dal centro-sinistra e dedicato a fermate dei bus e piazzole ecologiche. Si tratta dei primi provvedimenti assunti dalla amministrazione Fusaro. Se le danno in 5 in un bar del centro di Feltre e finiscono a processo. Svelato il drappo del Palio di Feltre. Ho voluto metterci i colori della vita, sottolinea il suo autore. Riapre lunedì a senso unico il viadotto di Pontette. L'intervento ha avuto un costo finale di 3 milioni di euro. Aperta la gara per aggiudicare il mega cantiere della Pala Rossa. In questo caso si tratta di opere sulla strada che collega Feltre al Primiero. All'anno di piave tampona un'auto sul ponte di Fener, ferito un 74enne e ritrasportato a Treviso. L'uomo, residente a Conegliano, era alla guida di uno scooter e non ha evitato le auto in coda, traffico paralizzato per 2 ore in tutte le direzioni di marcia. La prima volta del Giro d'Italia in paese, celebrata con un calendario. La corrispondenza viene da Sospirolo. Il comune dedica all'arrivo dei grandi eventi ciclistici il lunario del prossimo anno. Al via il corso fotografico per raccogliere le immagini più belle delle due ruote. Architettura montana, alla scuola edile arrivano i totem del museo diffuso. La scuola edile di Sedico, ponte nelle Alpi, tennis, 2 campi sintetico agli impianti di Nuova Erto. Scambio di visite ed escursioni in bici, Agordo e Zugliano rinsaldano il loro legame. E sempre da Agordo scattano i divieti e le sanzioni contro lo spreco di acqua. Cortina, centro Montessori, il tribunale dice sì, vinto il braccio di ferro con il comune. Il giudice ha riconosciuto la legittimità dell'azione di Facciamo un Nido sull'obbligo vaccinale, ma non il comodato gratuito. Via la riqualificazione ad Auronzo dell'ospedale di comunità. Pista Monti di Cortina, pista di Bob, no del Ministero alla demolizione. Avviata la procedura per far dichiarare di interesse culturale lo storico impianto del Bob, il comune ha 80 giorni per replicare. Somadida festeggia i 50 anni della riserva, siamo in questo caso in comune di Auronzo. Oggi le iniziative, ma c'è il cruccio della diffusione del bostrico, i carabinieri forestali impegnati a contrastare il parassita. La rivoluzione di Enrico Ruggeri, sul Monte Avena un inno alla montagna slow. Domani alle 17 il concerto del cantautore che ha scelto il Feltrino per la prima tappa del nuovo tour estivo.
il doppio omaggio di Pieve di Cadore e Vigo al pittore Tommaso Darin Betta. Nel centenario della sua morte, il ricordo dell'artista noto per le sue palle d'altare. Due mostre per farlo rivivere nel suo paese natio e nel palazzo della magnifica comunità di Cadore a Pieve di Cadore. E infine, cinquina della Lazio agli sloveni del Decani. Sarri tiene Romagnoli per la Triestina. Ieri ad Auronzo la Lazio ha giocato e ha vinto 5-0 con il primo gol di Immobile della stagione. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.